Amici di Nuova Rete, buonasera e benvenuti alla terza puntata di Victory. Oggi sono emozionatissima perché finalmente si parla di uno sport del quale che seguo, che amo e di quale conosco le protagoniste. Quindi prima di presentarvi la nostra campionessa in studio e la sua allenatrice, iniziamo con la presentazione dei giornalisti che saranno oggi qui con me. Quindi do il benvenuto a Enrico Spada. Ciao da Laura, ti vedo solare oggi. Sì, oggi sono carichissima. Beh, insomma, veniamo a trovarti a casa praticamente. Esatto, ogni tanto, perché sto conoscendo un sacco di sport nuovi e questo invece è il mio. E questo lo devo conoscere io, insomma, esatto. Sostanzialmente. No, un po' lo conosco e diciamo che anche oggi abbiamo una grande campionessa, un grande personaggio qui con noi e l'andiamo a presentare assieme ovviamente al mio collega e compagno d'avventure Federico Militello, che avete sentito la sua voce diverse volte nelle prime puntate di Victory, adesso lo vedete anche in video. Ciao Federico, ben arrivato. Buonasera a tutti. E vogliamo presentare chi? I nostri ospiti. Abbiamo parlato appunto di un'allenatrice, lei è Federica Gatti, allenatore appunto della Nazionale di Ginnastica Artistica. Buonasera. Benvenuta. Buonasera. Ciao Federica. Al suo fianco invece c'è una campionessa astronascente della ginnastica artistica che è Enus Marani. Buonasera. Ciao Enus. Ben arrivata. Grazie. Enus, ben arrivata. Federica, Anna Laura, allora, tu però sei un po' dall'altra sponda, vogliamo dire, sì, perché tu sei ex atleta di ginnastica ritmica, però insomma diciamo che ci sono delle assonanze. Ma certo, siamo tutte colleghe, che veniamo tutte dallo stesso ceppo, quindi ci seguiamo a vicenda e ci sosteniamo a vicenda. Vogliamo intanto conoscere meglio Enus Mariani. Enus, potrei dire raccontaci la tua carriera, ma sei talmente giovane e già alle spalle hai un sacco di risultati, di vittorie, perché voi iniziate prestissimo, vero? Quando hai iniziato tu? Ho iniziato a 7 anni. Sette anni, beh, insomma, diciamo che sei nella media, perché c'è chi inizia anche prima, sì. No? Tu avevi fatto qualche altro sport prima? Sì, perché vabbè, mia mamma non voleva farmi fare ginnastica artistica. Quindi perché la mamma non voleva farti fare? Perché sperava diventassi una ballerina. Ah, ok. Sì. Insomma, diciamo che si è presa qualche altra soddisfazione, sì, la mamma, no? Quindi mi ha mandato a fare danza, sci, tennis, nuoto, un po' tutti. Quindi sei una ginnasta tipica, perché tante delle tue, chiamiamole colleghe o comunque delle atlete della nazionale, cioè, mirano subito lì, subito ginnastica, solo quella e solo quella per gran parte della loro prima parte della carriera. Invece tu ti sei guardata un po' attorno. Credo che sia una fortuna questa, no? Sì. E poi invece la tua carriera è proseguita con grandissimi risultati, no? Sì. Dove hai raccolto i tuoi allori? Vabbè, la vittoria più grande è stata nel 2012, quando sono diventata campionessa europea, e a squadre con le mie compagne siamo diventate vice campionesse d'Europa. Beh, insomma, Federico, un grandissimo risultato, anche perché, se non ho capito male, è stata la prima atleta italiana a conquistare questo alloro, no? E certo, Enus è un atleta su cui la ginnastica italiana punta molto. Noi abbiamo una campionessa come Vanessa Ferrari che a Rio darà l'assalto per l'ennesima volta, sperando con fortuna questa volta al podio. Servono i ricambi e questi ricambi ci sono, e uno di questi ricambi è Enus Mariani, che completa su tutti gli attrezzi. Naturalmente deve crescere, viene da una stagione un po' travagliata con un infortunio alla schiena che per fortuna è stato superato, ma parliamo appunto dei campionati italiani che inizieranno appunto tra qualche giorno, dove avremo le prime risposte. Enus, cosa ti aspetti dalle gare di Ancona? Sì, sabato inizierà il campionato di Serie A, gareggerò su tutti e quattro gli attrezzi e non mi aspetto niente, spero di far bene. Il tuo attrezzo preferito sono sempre le parallele asimmetriche? Le parallele asimmetriche. Come mai questo amore? Che di solito è sempre l'attrezzo meno quotato, sì. In realtà sono sempre quelle un po' più ostiche. Boh, non lo so, forse è appunto per questo che è l'attrezzo più ostico per le altre ginnaste. Mi piace molto. Ti sei buttata lì. Sì. No, Federica, vogliamo raccontare un po' la storia di Enus, perché è una storia bella ma allo stesso tempo un po' travagliata, no? Sì,
Enus ha iniziato a 7 anni in un'altra società che era la Ginnastica Meda. Adesso lei gareggia per la Pro Lissone da quando aveva circa 9 anni. Ginnastica Meda è ginnastica dove Meda è cresciuto Igor Cassini. Diciamo che insomma è un po' la mecca, sì. No, della sicuramente della più indirizzata verso la maschile. È venuta da noi alla Pro Lissone e nel giro di poco tempo, per 3 anni consecutivi, si è laureata campionessa italiana nelle allieve. Il primo anno nella categoria junior è stato l'anno degli europei di Bruxelles, la sua prima gara importante è stata proprio quella e ha fatto nella gara a squadre con Elisa Meneghini, Lara Mori, che sono sue compagne attualmente nella nazionale maggiore, sono classificate vice campionesse d'Europa dietro la Russia, e il giorno dopo lei si è classificata campionessa europea, è la prima volta che una ginnasta italiana riusciva a vincere questa gara. Nell'anno successivo c'è stato il torneo di Jesolo, dove è stata per la prima volta la prima italiana a riuscire a battere un'americana in una competizione internazionale, perché alla parallela è riuscita a battere Belichi di 3 decimi. L'anno successivo, invece, il 2014, purtroppo è stato l'anno un po' per ora triste della carriera, perché per un problema dovuto alla crescita è stata ferma dalle competizioni, non ha potuto allenarsi. È stato un anno duro, ma non, per lei è stata forse una prova in più che l'ha aiutata a diventare ancora più forte, a diventare un po' più forte mentalmente, perché fisicamente lo sapevamo già. Sì, è un problema legato alla crescita. Ci sono sport dove la crescita, esatto, è necessaria, è fondamentale, ci sono altri dove magari invece può creare qualche scompenso, qualche difficoltà. Sì, perché no? Per il nostro sport lei ha avuto, nel giro di un anno è cresciuta di molti centimetri e la schiena ne ha sofferto. Quindi volevi provare anche la pallavolo? Bene, però insomma diciamo che è tutto passato. Sì, è tutto passato, ha ottenuto ancora l'idoneità sia per allenarsi che per gareggiare. Prima di Natale è rientrata nelle competizioni col Grand Prix di Firenze, dove ha fatto 3 attrezzi, la parallela, trave, corpo libero, molto bene, ha vinto il premio dei giornalisti come migliore esibizione, e a dicembre siamo state in Messico in un torneo internazionale ad Acapulco, dove si è classificata quarta, ha vinto corpo libero e ha vinto il premio Eleganza, che consisteva in un body meraviglioso di 10.000 dollari di valore. Ah, esatto, però, esatto. Ah, però, 10.000 dollari? Siamo, sì, molto vanitose, anche se non sembra. Anche perché vogliamo dire che anche Anna Laura indossa dei capi non indifferenti, vogliamo ringraziare, cogliamo l'occasione per ringraziare. Esatto, per ringraziare Criba, che è un negozio di Sassuolo che mi veste. Ci hai dato l'assist per poter, esatto, salutare gli amici di Criba. No, io invece volevo proprio sapere questa cosa, come mai questo premio? È un premio che c'è ogni anno in quella competizione, uh-huh, e quest'anno è l'ho vinto. A te, l'hai disegnato tu il body? No. C'è qualche stilista che si è... Era della JK, che sì, è una marca americana. Marca americana, sì. Ma non l'ha fatto apposta per te oppure sei andato a scovarlo da qualche parte? No, era un premio che c'era per quella competizione, lo vinceva la ginnasta tecnicamente più elegante. Okay, lei, la sua, diciamo, il suo pregio, oltre a essere forte alla parallelo, che è l'eleganza nel movimento, ha sempre poche penalità nelle sue esecuzioni. E quindi è stata riconosciuta da questa giuria, che era formata da Nadia Comaneci, molti esperti solo del settore, solo diciamo, solo da Nadia questo Comaneci. Premio, sì. Un'altra ginnasta molto elegante era Elisabetta Preziosa, che però a fine anno ha dato il suo addio. Qual è stato un po' il rapporto con lei come atleta e anche come un po' forse punto di riferimento? Con Elisabetta mi sono allenata nell'ultimo periodo, perché sono venuta a allenarsi a Lissone nella nostra palestra. Sì, è sempre stata un punto di riferimento, lo è ancora adesso, anche se purtroppo ha smesso. Ha smesso comunque abbastanza presto. Sì, ogni tanto capita che qualcuna delle ragazze decida, anche perché è una vita difficile, dobbiamo dirlo. Poi ne parleremo, però
Dobbiamo fare un break, dobbiamo... qui fa molto caldo, però voi lo sapete, noi in questo periodo ci occupiamo anche di sport invernali, almeno prendiamo una boccata d'aria fresca. Allora andiamo a parlare, e lo abbiamo fatto per voi, io e Federico, con Raimund Planker, che è il responsabile delle discipline tecniche della Nazionale di sci alpino. Federico, mondiali che sono praticamente appena iniziati a Vail, con tante aspettative per la nazionale italiana, in particolare nelle discipline tecniche, in particolare nello slalom. Beh, è un'Italia che si presenta ai mondiali di Vail con diverse punte, in primis Dominic Paris nella velocità, Stefano Gross in slalom e Federica Brignone nel gigante femminile, ma non solo. Attenzione anche a Nadia Fanchini nel Super G femminile o allo stesso Inerhofer, che è uomo da grandi appuntamenti. La stagione è andata bene, la pista di Beaver Creek è tecnica, impegnativa, come piace ai nostri. E può essere un mondiale che davvero può riservare all'Italia grandi soddisfazioni, anche se la nazione da battere sarà certamente quella di casa, degli Stati Uniti, che avrà delle punte stratosferiche come Lindsey Vonn e Michaela Schifrin, e potrebbero fare davvero incetta di ori. Raimund Planker, e poi torniamo qui dopo la pubblicità per parlare ancora di ginnastica artistica con i nostri ospiti, ma non solo. State qua perché ci sono un po' di sorprese in arrivo. Abbiamo ottenuto una vittoria, due podi con Gross, dei buoni risultati anche da parte di Razzoli e Thaler, un Mölk rientrato a poco tempo dall'infortunio, e in gigante purtroppo abbiamo avuto importanti assenze come Luca Delli Prandini e Zinga De Alex, anche Mölk ha perso tutti i giganti di inizio stagione. E lì il bilancio non può essere così positivo, però abbiamo un'anica un po' più di regolarità rispetto alle ultime stagioni, un Simoncelli che comunque se la gioca ancora, e un Borsotti Giovanni rientrato anche dopo una stagione un po' in sordina, stagione l'anno scorso dopo l'infortunio al ginocchio, e un Florian Isaac che finalmente riesce a trovare, a far vedere quello che sa fare in allenamento anche in gara. Cosa manca a Roberto Nani, che a tratti ci ha fatto vedere uno sci in gigante a livello di Ligeti e Hirscher? Cosa manca però per riuscire a fare due manche ad altissimi livelli e quindi puntare al podio? Ah, Roberto è un atleta molto molto potente, molto istintivo e a tratti anche troppo irruento, la sua grinta gli fa fare spesso degli errori per eccesso di zelo, ecco. Siete in partenza, Raimund, per Vail, per i mondiali, che cosa ci dobbiamo aspettare da questa spedizione italiana? Ci sono tante aspettative, le avete create voi, adesso insomma diciamo che ci si aspetta tanto da questa spedizione, no? Ma sicuramente a breve partiremo, il 4 partiranno i gigantisti, due giorni dopo gli slalomisti, sicuramente in slalom puntiamo in alto, sono dei ragazzi che stanno bene, stanno facendo bene e possono veramente puntare al massimo. In gigante cercheremo di essere la sorpresa. Parlando dello slalom, due cose. In base al tracciato dei mondiali, vedi meglio Gross o Razzoli? E poi volevo chiederti se, a parte questi due grandi campioni, e comunque Thaler e Molvi che hanno già una certa età, se sei preoccupato per la mancanza di ricambi con i vari Tonetti e Ronci che fanno fatica ad affermarsi in Coppa del Mondo. Sì, innanzitutto per quanto riguarda Razzoli e Gross, insomma in questo momento sono in formissima tutti e due e sono capaci di tutto. Thaler ha tanta esperienza, Mölk naturalmente è rientrato da un infortunio, ha molto meno allenamento degli altri, però già adesso l'ultima gara a Sladming, la prima man sul muro, l'ho visto sciare già a un ottimo livello e abbiamo ancora qualche giorno di allenamento davanti a noi dove si può rifinire ulteriormente e speriamo che sia competitivo per questo mondiale.
E per quanto riguarda il ricambio generazionale, è sicuramente un momento un po' difficile, perché il ricambio generazionale non si fa nel giro di una stagione, ci vogliono più stagioni, ci vuole una struttura che supporti il tutto, che veramente dia anche la possibilità a un gruppo di ragazzi di lavorare con costanza, ma anche con la pazienza, senza avere il fiato sul collo e dover fare risultato subito, un po' quello che stanno facendo gli svizzeri con una squadra giovane. E per quanto riguarda i nostri, adesso Tonetti non è più giovanissimo, lui purtroppo nelle ultime tre gare è partito sempre bene, primo intermedio buonissimo, secondo intermedio ancora da qualifica, e poi purtroppo si è spento sempre nell'ultima parte. Ronci ha fatto fatica a entrare in gara quest'anno in Coppa del Mondo, in allenamento ogni tanto fa vedere qualche buona prova, però in gara non è ancora riuscito a esprimersi ai suoi livelli. State lavorando a livello giovanile per poter ricreare, ricostruire questa squadra magari dopo Pyeongchang, dopo che questo gruppo magari avrà un po' esaurito le sue cartucce? Questo dovrebbe essere sicuramente il progetto futuro della federazione. Abbiamo un gruppo di 94-95 che mi sembrano bravini, e comunque lavorando per più stagioni con questi qui, cercando di farli prendere bene piede in Coppa Europa e abbassando i punti fissi, dovremmo riuscire a portarli nelle prossime stagioni un po' avanti, in modo da poter inserirli e avere questo ricambio. Ben ritrovati con Victory, oggi giornata dedicata alla ginnastica artistica, seconda parte della puntata, e iniziamo con una sorpresa, giusto Enrico? Sì, una sorpresa che speriamo sia gradita a tutti i nostri telespettatori, lo sarà sicuramente a quelli appassionati di ginnastica artistica, perché Nuova Rete diventerà un po' la casa della ginnastica artistica da qui al prossimo anno praticamente, perché lo possiamo dire con ufficialità, trasmetteremo su Nuova Rete le tappe di Coppa del Mondo, che saranno tre da qui a un anno più o meno, iniziando da quella di Dallas a marzo, e trasmetteremo anche le gare del World Challenge, credo sia World Challenge Cup, però magari Stefano Villa, giornalista di Olimpia Azzurra, può correggermi perché io non sono tecnico come lui. Lo saluto, Stefano. Buongiorno Enrico, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, ho detto bene? Forse no, eh? Sì, hai detto correttamente. Nuova Rete trasmetterà in esclusiva le tre tappe della Coppa del Mondo che ci aspettano nel 2015 e nel 2016, quindi il 7 marzo a tutti a guardare su Nuova Rete e in streaming su Olimpia Azzurra la tappa dell'American Cup, che chiuderà il circuito del 2014-2015. In pedana avremo Vanessa Ferrari ed Erika Fasana, e poi appunto inizierà il circuito nel 2016 con le altre tre tappe dell'anno prossimo, quindi l'American Cup, poi la tappa di Stoccarda e la tappa di Glasgow, tutte tra marzo e aprile del 2016. E poi Stefano avremo altri appuntamenti molto importanti dove parteciperanno i nostri atleti, e ne sentiremo uno tra poco che parteciperà, vero? Certo, hai detto anche del World Challenge, giustamente la World Challenge Cup, che è sempre la Coppa del Mondo, ma a differenza della Coppa del Mondo che ho presentato poco fa, riguarderà soltanto le specialità e non l'all around. Quindi si tratterà di weekend di gara dove le ragazze ci metteranno sui quattro attrezzi e gli uomini ovviamente sui corrispettivi sei. Allora, avete qui la voce e il volto che commenteranno quantomeno la prima tappa di Coppa del Mondo, cioè la tappa del 7
di marzo a Dallas. Federico Militello e Stefano Villa sarà affidato a loro il commento, ma poi saranno affiancati anche da qualche tecnico, e quindi oggi siamo prontissimi già da oggi per lanciare questo appuntamento che, insomma, speriamo vi possa piacere, perché noi seguiremo tutto quanto in diretta, cosa che in Italia da un po' di tempo non si faceva a livello di Coppa del Mondo. Quindi Federica, insomma, dateci l'in bocca al lupo, oggi per noi è una giornata importante poterlo annunciare e farlo qui con un'allenatrice della nazionale, una campionessa della nazionale. Avendo Stefano qui, che è uno dei massimi esperti, Federico, a livello nazionale di ginnastica artistica, con Enus Mariani, Stefano, abbiamo parlato fino adesso giusto del campionato italiano che ci sarà nel prossimo weekend, però con te magari puoi entrare un po' più nel tecnico su quelle che sono le varie specialità, no? Sì, certo, appunto avremo quattro tappe di Serie A e l'Italia sarà la prima nazionale a scendere in pedana dopo la pausa invernale che ha visto le ragazze e i ragazzi impegnarsi in pedana, quindi appuntamento per il 7 di febbraio ad Ancona, poi seguirà dopo tre settimane la tappa di Milano organizzata dalla progressione proprio di Enus Mariani e di Federica Gatti che avete in studio, e poi ci saranno le altre due tappe a Firenze e a Pesaro, la finale a maggio, influenzate appunto. No, dicevo, vuoi fare tu la domanda Enus? Sì, facciamo una domanda a Enus. Ciao Enus. Ciao Stefano. Ciao. Allora, immagino che avrai già parlato con Enrico degli obiettivi per il 2015, e io ti chiedo invece appunto come ti prospetti in pedana per sabato prossimo, dove appunto debutteremo. In sostanza mancano soltanto 4 giorni alla gara, quindi che obiettivi hai per la prima tappa e come preannunci il tuo rientro a tutti gli effetti in una gara su suolo nazionale, perché praticamente da 2 anni che non gareggi sul nostro suolo dopo l'infortunio che ti hai vista gareggiare sì al Gran Prix, ma non era gara agonistica, e poi in Messico dove hai vinto quel boia $10,000 di cui io mi sono innamorato e tu sei bene. Sì, come ho già detto, sabato ci sarà la prima tappa del campionato di Serie A. Farò tutti e 4 gli attrezzi, porterò degli elementi nuovi al corpo libero e alla trave, e sto preparando anche altri elementi nuovi alla parallela. Andiamo un po' più sul tecnico, ci dai un'anticipazione o ci sorprenderai direttamente in pedana e vedremo direttamente? Nessuna anticipazione, no, vabbè, ma qualcosa ci potrai dire. No, hai parlato, Stefano ha detto che preferisce il suo attrezzo preferito sono le parallele asimmetriche. Cioè potremmo prima o poi vedere, come c'era l'Igor Cassina, un movimento tuo che ha il tuo nome? Speriamo. Sì? C'è questa... No, non ancora. Speriamo. Non queste cose non si dicono. Dai. Non si dicono, non si possono neanche dire. Io non so, io sono politicamente... Prima dell'inizio di un campionato... No. Io sono politicamente scorretto in questo senso, perché non so di cosa sto parlando, però Stefano, dobbiamo aspettarci cose mirabolanti, quindi mi sembra di capire. Dai, sai Enrico che nella ginnastica gli elementi non si dico mai prima di esibirsi, se no non lo sapevo e adesso l'ho imparato, qua mi stanno guardando tutti malissimo per scaramanzia. Infatti io ci ho provato con Enos, ma sapevo benissimo che lei porta direttamente in gara e si sorprende così il pubblico e gli addetti ai lavori. No, Enos, ricordo che lasciò la Serie A prima dell'infortunio che la fermò, che l'ha tenuta praticamente fuori un anno e mezzo, con una parallela dal Discord di 6.1, che era un livello altissimo per quello d'Italia. Ricordo bene, se non era l'ultima, la seconda tappa a Padova, se non ricordo male, che tra l'altro, curiosamente, è stata l'ultima occasione in cui le 5 ragazze che ci hanno rappresentato le Olimpiadi di Londra sono state in pedana tutte insieme, perché non succederà più, perché poi Elisabetta Pezzosa si è ritirata dall'agonismo. E appunto spero che Enus inizi a riprendere per poi arrivare a toccare quei livelli e migliorarli. Insomma, certo, ci aspettiamo qualcosa di mirabolante alle parallele, ma anche nel giro completo, perché non è da dimenticare che comunque Enus è stata campionessa europea di categoria. No, giusto così di per non mettere pressione, giusto per stare tutti tranquilli. Allora, ci hai detto Enus qual è la tua preferita, ma qual è quella dove invece puoi migliorare di più? Qual è l'attrezzo dove puoi migliorare di più secondo te? Il volteggio. Volteggio? Sì. Volteggio non ti è amico, no. Diciamo.
Federica, come si lavora? Cioè, nel senso, si lavora di più su quello che è l'attrezzo, diciamo, che crea più problemi, oppure si tralascia ancora e si cerca di potenziare? Si lavora di più sull'attrezzo che dà più problemi. E sicuramente si lavora anche di più alla parallela che invece non le dà problemi ed è l'attrezzo dove lei può eccellere, avere sicuramente i suoi migliori risultati. Sta lavorando su alcune combinazioni nuove che speriamo i prossimi europei di riuscire a portare. Stefano, prima di salutarti con Federico, magari cerchiamo di capire quali possono essere le prospettive dell'Italia femminile in vista dei grandi appuntamenti di quest'anno, che sono gli europei in primavera e i mondiali a ottobre. Ciao Stefano. Ciao Federico. Ascolta, è un'Italia ormai sempre più competitiva al femminile, che può guardare con grande ottimismo alla prova squadre anche in vista delle Olimpiadi e anche prima dei mondiali. Dove pensi che possiamo arrivare? Beh, il quinto posto di Nanning, che è il secondo miglior risultato della storia moderna dopo il quarto posto di Stoccarda 2007, quando però la Russia sbagliò un volteggio e prese zero. Sicuramente la nostra nazionale ha chiaramente nel birino la finale a squadre, quindi entrare tra i primi, le prime otto al mondo per la seconda volta consecutiva e strappare direttamente il pass per Rio e le Olimpiadi senza dover passare dalla tagliola del test event, che complicherebbe poi proprio lo stesso avvicinamento al Rio, perché si svolgeranno ad aprile del 2016 intorno a Pasqua, quindi complicherebbe tutto il calendario della stagione olimpica, richiedendo anche gli spostamenti in Serie A e avvicinandosi anche troppo agli europei, quindi complicherebbe tutto avvicinamento. Quello è il grande obiettivo della stagione, non nascondiamoci, la nostra squadra deve puntare a entrare tra le prime otto al mondo. E gli europei sono individuali, non ci sarà la squadra perché hanno dispari, e quindi sicuramente le singole ginnaste avranno modo di provare magari a centrare appunto delle finali di specialità. Insomma, abbiamo delle ottime specialiste, lo sappiamo tutti. E allora Vanessa, ti facciamo fare da cicerone, traghettatore tra il femminile e il maschile, perché il nostro prossimo ospite è niente meno che Matteo Morandi, medaglia di bronzo agli anelli a Londra nel 2012, ha risposto alle nostre domande in prospettiva della prossima stagione, dopo una stagione sfortunata un po' come quella di Enus Mariani. A livello maschile, quali sono le prospettive nostre? A livello maschile sarà difficilissimo entrare nella finale del mondiale, e quindi il nostro obiettivo è entrare tra le altre nazionali, quindi acciuffare gli altri otto posti per poter andare al test event della primavera del 2016 e lì entrare tra le prime quattro e strappare il pass per le Olimpiadi. È missione difficile, però che i nostri ragazzi, soprattutto con nazionale, un mix tra veterani e giovani, può sicuramente puntare a raggiungere. Sarebbe fantastico avere nuovamente entrambe le nazionali al gran completo, quindi con le cinque ragazze e i cinque uomini. E ricordiamo, le abbiamo avute sia a Londra, e quindi dobbiamo provare a ripetere la missione. Bene Stefano, grazie per essere stato con noi. L'appuntamento dallo tu. Allora, grazie a te Enrico e telespettatori, rimando l'appuntamento a sabato 7 marzo, quando si svolgerà l'American Cup a Dallas, terza e ultima tappa della Coppa del Mondo 2014-2015, in diretta e in esclusiva su Nuova Rete e su Olimpiazzurra.com. E ci sarà la coppia più bella del mondo a commentare, cioè Federico Militello e Stefano Villa, e noi invece andiamo a ascoltare che cosa ci ha raccontato Matteo Morandi in prospettiva Rio 2016, perché noi siamo sempre lì, Rio 2016. Matteo Morandi, prego. Matteo Morandi, medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012 agli anelli. Come stai preparando questa nuova stagione dopo un 2014 costellato da qualche infortunio di troppo che ti ha fatto saltare poi anche i mondiali? È vero, l'anno scorso è stato un anno un po' particolare, è partito bene perché sono riuscito a tenere l'oro agli anelli alla Coppa del Mondo in Croazia, da lì ahimè ho avuto poi problemi al menisco, quindi ho dovuto saltare i campionati d'Europa. E successivamente, anche con uno strappo al retto femorale, mi sono dovuto fermare anche per i campionati del mondo, quindi una
una stagione, un'annata da cancellare. Peccato perché poteva essere la migliore, nel senso che era un anno dove affrontavamo soltanto le nostre, diciamo, la specialità, specialmente sul campionato d'Europa. Però vabbè, quest'anno si ricomincia, ci sono i campionati del mondo qualificanti per l'Olimpiade, quindi vediamo. Ecco, e tu pensi che l'Italia abbia buone chance di strappare, se non una qualificazione diretta, quantomeno una qualificazione della squadra attraverso il preolimpico? Ma allora, per qualificazione diretta ai campionati del mondo io lo auguro all'Italia, però è veramente dura e difficile perché si qualificheranno soltanto le prime 8 ufficialmente. E credo che su carta quasi sicuramente andrà a finire, poi l'anno prossimo ci sarà il test event dove le seconde 8 classificate, quindi dalla nona alla sedicesima, si giocheranno i 4 posti rimanenti, quindi se tutto andrà bene andrà a finire così. Speriamo, le chance ci sono, c'è ancora un po' di tempo per lavorare, ci sono i campionati d'Europa, le coppe del mondo, dobbiamo ancora un po' crescere, un pochino i giovani devono alzare i punteggi di partenza, però siamo sulla buona strada, dai. Mentre invece tu a livello individuale cosa ti aspetti da questo biennio dove appunto ci saranno i mondiali qualificati e poi appunto si spera le Olimpiadi di Rio de Janeiro? Stai pensando di aumentare ulteriormente le difficoltà ai tuoi anelli per fronteggiare una concorrenza che è sempre più spietata tra brasiliani, russi e cinesi? Sì, la concorrenza è sempre più spietata e soprattutto sono sempre più giovani e io più vecchio, quindi l'età non è più tanto dalla mia parte, comunque è dalla mia parte a livello di esperienza. Sotto l'aspetto fisico invece comincio a trovare un po' di difficoltà, diciamo, quando ci sono periodi di grosso carico fisicamente comincio a far fatica un po' a sopportare tutto il lavoro, quindi devo riuscire a gestire tutto quanto al meglio. La vedo un po' gara per gara, adesso mi concentro sulla Coppa del Mondo e i campionati d'Europa, poi mi concentrerò sui campionati del mondo e andrò avanti così. Se penso alle Olimpiadi, sicuramente fare una quarta Olimpiade è un sogno, ci credo ancora, se sto bene fisicamente la voglia c'è, però è un po' azzardato dirlo, diciamo, da qua un anno e mezzo, mancano un po' più di un anno e mezzo, è ancora lunga la strada, soprattutto per un 33enne. Matteo, tu hai vinto 4 medaglie in carriera ai mondiali, più un bronzo olimpico, sei un totem della ginnastica artistica italiana. Cosa manca negli ultimi anni ai nostri giovani per riuscire a ripetere i risultati tuoi, prima ancora di Cassina e Iuri Kekki? Ma sicuramente, tanto come avete detto voi, il livello è cresciuto. Io quando ho cominciato ad essere forte agli anelli non c'era tutta questa concorrenza, Atene 2004 e ancora prima. C'erano sicuramente quelli forti, però ci si limitava, diciamo, ai primi 8-10 al mondo, si riusciva a far parte di quell'elite, di quel gruppo, e comunque abbastanza salvo per un po' di anni. Adesso, ad esempio, gli anelli che sono di alto livello, sono alto livello vuol dire un punteggio di partenza dove ti puoi giocare una finale, una medaglia, ce ne sono 20-25, quindi sono raddoppiati se non triplicati. E diventa sempre più difficile, tanti paesi emergenti che investono sullo sport, come vediamo Brasile, come è stata l'Inghilterra in questi ultimi anni, e ne stanno venendo fuori tanti altri. E secondo me in Italia mancano un po' magari gli investimenti, cosa che tante altre nazioni stanno facendo, negli ultimi anni ci sono un po' di difficoltà anche col fatto magari della crisi. I ragazzi magari dovrebbero fare un po' più di sacrifici, magari mancano, non ci sono così tanti tecnici di livello, forse bisognerebbe investire un po' tutto quanto, cosa che anni e anni fa, 20 anni fa, quando io ho cominciato a crescere nella nazionale juniors negli anni 90, mi ricordo che c'erano tantissimi tecnici in Italia ad alto livello, invece si sono un po' persi. Hai parlato di Coppa del Mondo, insomma mi si è accesa una lampadina, visto che noi di Nuova Rete seguiremo in diretta tutte le gare della Coppa del Mondo. Insomma, ci vuoi dire a quale tappa parteciperai e quando potremo e dovremo fare il tifo per te? Certo, io già ufficialmente parteciperò alla tappa di Lubiana, che sarà il fine settimana di Pasqua, quindi mi sembra il 4 o il 5 aprile, la settimana proprio prima quella dei campionati d'Europa, quindi
Speriamo ci vedremo di... lì sulla vostra rete. Esatto, speriamo di fare gli auguri ai nostri telespettatori con una tua medaglia. Federico. Grazie, grazie Matteo, per il lupo. Matteo, un'ultima domanda. Volevo sapere da te qual è il rapporto appunto, della nazionale italiana con le giurie, che non sempre è stato idilliaco, spesso ci è sembrato di aver perso qualche medaglia di troppo per decisioni che probabilmente non erano così corrispondenti alla realtà. C'è un po' un complesso quando si sale, cioè quando si gareggia, si sa che comunque i giudici potrebbero influenzare in qualche modo la competizione, o è un fantasma che si cerca di scacciare? Diciamo che il problema c'è, esiste, sarebbe assurdo far finta di nulla. Anche lì sicuramente bisogna, secondo me, bisogna lavorarci tanto. È importante nella ginnastica artistica, ma in altri sport è importante il tecnico, è importante l'atleta, ma anche l'aspetto giuria conta molto. Lavorarci nel senso avere dei giudici che si facciano rispettare in campo internazionale, no? Che si facciano non temere, però insomma si facciano rispettare, in modo che poi non ci siano sorprese sgradevoli da parte di tutti, della federazione, degli atleti, dei tecnici. Sicuramente noi atleti lo sappiamo, specialmente l'Olimpiade, che è una competizione di grosso richiamo anche a livello mediatico, lì maggiormente magari c'è il rischio di essere soggetti a certe valutazioni strane. Da atleta non ci devi pensare più di tanto, sinceramente, perché sennò non conviene starsene a casa. Noi ci concentriamo a salire sull'attrezzo e a dare il meglio di se stessi, no? A dare il 100% e eseguire un buon esercizio. Poi tutto quello che non viene, poi dopo si daranno le responsabilità a chi di dovere. Bentrovati in studio, terza e ultima parte della puntata di oggi. Federico, ultima domanda per la nostra ospite. Beh, volevo chiedere a Federica quali sono le prospettive al di là della qualifica olimpica per la nazionale femminile a squadre. Abbiamo veramente una nazionale competitiva con Vanessa Ferrari, Erika Fasana, la Meneghini, e con il possibile innesto fondamentale di Enus. Dove possiamo arrivare? Possiamo addirittura sognare in grande? Chissà mai un podio? Beh, sognare è sempre bello. Sicuramente la qualificazione è la cosa più importante, anche perché il mondiale di ottobre sarà è quello fondamentale, quindi tutte le nazioni si faranno trovare molto preparate. Speriamo di essere più preparate degli altri, più pronte, con le ginnaste sicuramente tutte in buona salute. E chi lo sa, sperare in un podio sicuramente può essere una bella cosa. Iniziamo con una nuova rubrica di Victory, giusto Enrico? Sì, prima avevi tu una... Avevo io una domanda. Una domanda per Enus. La facciamo? Sì, allora, dai, una cosa un po' frivola. Sì, dai, ci spostiamoci anche un po' su quello che è diventata la ginnastica artistica. È diventata conosciutissima grazie a un programma di un'altra rete televisiva, di MTV, che ha seguito le tue compagne e che vi ha dato, diciamo, la possibilità di entrare in tante esperienze diverse. Avete fatto infatti un calendario per il 2015, giusto? Sì, vabbè, la ginnastica è sempre stata uno sport in secondo piano, però grazie a MTV, diciamo che la ginnastica è quasi rinata perché i palazzetti si sono riempiti. E poi, vabbè, è nato questo nuovo progetto, abbiamo fatto un calendario, è stata un'esperienza bellissima, ci siamo tutte divertite. Speriamo di poter dire tra qualche anno, grazie a Enus Mariani, i palazzetti si sono riempiti. Questo sarebbe una grande musica per le nostre orecchie. Dicevi una nuova rubrica? Nuova rubrica. Noi ci proviamo. Proviamo a proiettare quello che potrebbe essere il medagliere olimpico in base a quelli che sono i risultati mondiali, Federico. Olimpiazzurra lo fa praticamente... Beh.
sempre? Certamente si tratta più che altro di un gioco, ma in base ai risultati dei mondiali delle varie discipline è possibile stilare appunto un medagliere virtuale che in parte è indicativo su quelle che potrebbero essere le possibilità, allora, di una nazione. Chiediamo alla regia, eccola qua, la grafica che ci dice, se facciamo scorrere un po' in basso, vediamo molto alto la Francia, molto non tanto alta l'Italia. Federico, dobbiamo essere un po' preoccupati? L'Italia in questo momento, bisogna scorrere ancora un po', siamo intorno alla 20ª posizione. Eccola. Non è la posizione che ci appartiene a livello olimpico. Non sarà neanche la posizione nostra alle Olimpiadi di Rio. Potete stare tranquilli, questo non è il valore dell'Italia. Come si dice, i giochi si cominceranno a fare da quest'anno con le qualificazioni. Il 2014 non è stato un anno molto positivo per alcuni sport, con alcuni atleti che erano in pausa di riflessione, altri condizionati da infortuni, ma l'Italia ha le qualità, ha diversi sport di riferimento per risollevarsi e non credo che andrà molto lontano da quello che è stato poi il bottino di Londra 2010, che è 2012, che è stato lusinghiero con un 8º posto finale, e quindi io credo che un bottino di 30 medaglie con circa 7-8 ori sia ampiamente nelle nostre corde. E invece, se parliamo, e chiedo alla regia di mettere la giusta base musicale a questo nostro appuntamento che ci terrà compagnia tutte le puntate di Victory, cioè il Borsino in vista di Rio 2016, ed è la base musicale sempre piuttosto azzeccata, appena arriva quella di Rocky, Federico, che cosa ci dobbiamo aspettare dalla ginnastica artistica? Beh, dalla ginnastica artistica abbiamo diverse frecce al nostro arco. Sicuramente Vanessa Ferrari ci riproverà di nuovo dopo la beffa del 4º posto di Londra 2012. Al corpo libero è tra le migliori al mondo, ha un esercizio davvero impegnativo e valido dal punto di vista del coefficiente, può puntare ad una medaglia. Incrociamo le dita, potrebbe esserci una gradita sorpresa appunto da parte di Enus Mariani alle parallele, e poi in campo maschile senz'altro andranno monitorati i grandi vecchi. Matteo Morandi agli anelli ha ancora le carte in regola per provarci e dare l'ultima zampata, e chissà che lo stesso Alberto Busnari, troppo spesso abbonato ai quarti posti, non possa essere appunto la volta buona magari per fare l'ultimo ruggito della carriera e agguantare una medaglia al cavallo con maniglie. Federica, la Prolissone organizzerà la seconda tappa del campionato italiano. La seconda tappa del campionato Serie A, il 28 febbraio al Forum di Assago, vi aspettiamo. Sì, e poi sarà una settimana prima della Coppa del Mondo, quindi ci farete anche un po' di certo. Pubblicità. Chiaramente tutti gli appassionati potranno andare al Forum di Assago, quindi insomma diciamo è capiente, quindi Enus, sarà bello anche esibirsi lì, in quel posto lì dove ci sono grandi concerti. No, ma ormai sono cori da stadio, quelli contornano la ginnastica. Immagino. Enus, tipo e striscioni. Com'è essere delle star? Cioè ti riconoscono in giro, fai qualche autografo così? Sì, ogni tanto magari quando andiamo in giro ci fermano, però non ci riteniamo delle star. Beh, dopo lo fai anche a me però. Okay. Intanto allora, cominciamo così. Esatto, poi cominciamo da si qui. Sa mai. Siamo arrivati in fondo, noi vi diamo appuntamento ovviamente a mercoledì prossimo alle 19 con replica a mezzanotte, con una puntata mirabolante di Victory, ma non anticipo niente. Poi torniamo con i grandi appuntamenti la prossima settimana, i grandi appuntamenti internazionali su Nuova Rete. Ci sarà la Swimming Arena Series di nuoto da Orlando, e c'è ancora una piccolissima speranza che ci sia anche un italiano al via, non vi dico chi, ma potete immaginarlo, e quindi seguiteci, perché lunedì alle 18, lunedì 15 alle 18 avremo un'ampissima sintesi di questo appuntamento.
Buona serata, buona serata a tutti. Esatto. Dalla Tula, buona serata. No, ringraziamo le nostre ospiti, certo. Ringraziamo Federica. Grazie. Enus, gli facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Crepi, grazie. Ringraziamo Federico che si è fatto vedere finalmente. Buonasera. E che speriamo di avere di nuovo in studio. Verrà a trovarci. Esatto. Buonasera a tutti e ci vediamo mercoledì prossimo. Arrivederci.